pubblico numeroso e frizzante ha accolto il primo appuntamento di Passaggi Festival, giunto alla sua 12ª edizione, avvenuto questa mattina al Bonbon Art Café del Lido di Fano. Trastri e cappuccino con il primo ospite della rassegna, l'astrologo Marco Pesatori. Un esordio questa mattina al Bonbon molto positivo, pieno di gente, un autore frizzante, brillante, vivace, che ci ha parlato di astrologia per intellettuali, e questa sera si proseguirà al Chiostro delle Benedettine, alla Mediateca e anche alla San Francesco con tanti altri incontri. Cito anche lo spettacolo teatrale che ci sarà alle 22.30 proprio al Chiostro di San Francesco. Domattina si riprende da capo con l'appuntamento di Buongiorno Passaggi, sempre al Bonbon, e alle 9.30 sarà ospite Ilaria Cazziol. Un appuntamento ormai consolidato per i fanesi e per i tanti turisti che scelgono le loro vacanze in concomitanza del festival letterario dedicato alla saggistica. 12 le sedi tra centro storico e lungomare, con protagonisti assoluti i libri. Io mi auguro che anche questa sera questo pubblico si faccia vedere. Tra l'altro c'è Antonio Padellaro, Piero Martin, Casiraghi sulla vita degli insetti, abbiamo veramente di tutto. Dicevo, mi auguro che si faccia vedere perché abbiamo avuto raccolto davvero tante voci di persone che sono arrivate da altre regioni italiane, in particolare l'Emilia Romagna, la Lombardia, ma anche dal Piemonte, dal Trentino, che sono qua per vedere il festival, e quindi noi ci auguriamo poi che anche il loro giudizio dopo aver visto l'incontro sia e rimanga positivo. Il festival è proprio questo, è far vivere alla città un evento che si basa sui libri, che non è soltanto di libri, perché abbiamo appunto laboratori bambini, scuola di scrittura per adulti, abbiamo aperitivi scientifici, abbiamo spettacoli teatrali, però chiaramente il centro di tutto è il libro, ed è giusto secondo noi che il libro, come dire, vada dalla spiaggia al centro storico alla portata di tutti. Perché venire a Passaggi Festival? Beh, perché è un festival divertente, non noioso, dove si possono conoscere autori, leggere libri interessanti e anche, come dire, vivere la vacanza al mare in un'altra modalità, quella culturale. E come sostiene Daniel Pennac, un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Quindi auguriamo a tutti quelli che ci stanno seguendo un buon festival e buon libro, naturalmente.